Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, bentornati su Ni No Kuni versione mobile. Dico versione mobile perché non mi ricordo mai il nome, però psh, che se ne frega. Allora, l'altra volta abbiamo visto le altre varie impostazioni e modalità foto, e chi più ne ha più ne metta, ma continueremo in questa puntata. Allora, sul personaggio un punto di domanda, ma come ben vedete, adesso io ho la voce abiti e la voce abilità. Allora, partirei dagli abiti perché abbiamo il punto esclamativo. Allora, i costumi. Esprimiti indossando tutti abiti tanti abiti diversi. Vai sul menu personaggi, abito. Usa le tinte per cambiare i colori del tuo abito. Mostra al mondo quanto sei alla moda. E chic, direi. Allora, sulla parte destra abbiamo abiti e tinta. Sulla parte sinistra abbiamo il completo, i capelli, la decorazione, capelli, la decorazione dell'aspetto, che ovviamente adesso non ho sbloccato nulla, però possiamo vedere un'anteprima. Il volto, qua abbiamo rossetto rosso. Carina, equipaggiamola. Allora, di abiti abbiamo il completo da esploratore o il completo da com'è che era? Completo da cavaliere novizio. Completo da esploratore è carino, quasi quasi lo metto, eh. Poi andiamo di nuovo su personaggio, abilità. Allora, ogni classe inizia con 3 abilità base. Aumentando il livello del tuo personaggio, aumenterà anche il livello massimo delle abilità base. Fai salire il livello delle tue abilità per rendere il tuo personaggio più forte. Puoi equipaggiare fino a 3 abilità speciali attive. Le abilità che non specificano una classe possono essere equipaggiate da tutte le classi sul tuo account. Poi abbiamo anche le abilità passive e attive. Le abilità passive speciali vengono applicate appena equipaggiate. Le abilità speciali possono essere rafforzate con il relativo libro delle abilità. Ora, sulla parte sinistra abbiamo le vari tipi di abilità, quindi abilità di classe e attiva speciale o passiva speciale, che al momento abbiamo bloccato. Ma non vi preoccupate perché prima o poi faremo tutto. E al centro, dove abbiamo praticamente l'anteprima abbiamo l'anteprima, se la premiamo, l'abilità, vi fa vedere appunto quell'abilità stessa e vi dice praticamente quello che fa. Oltre che se premete sulla lente solita di ingrandimento, vi fa vedere, vi dà una descrizione delle informazioni aggiuntive. Poi qui capirà c'è ancora un'altra lente di ingrandimento, quindi potete capire e potete sbizzarrirvi un po' a vedere gli effetti che fanno le varie abilità. Vedete che per arrivare a livello 100, ecco, infligge danni pari a 270% dell'attacco, più 19.500 batte per 1,5 secondi. 270%, ragazzi, cioè al livello 1 è 180%. Più 96, quindi la differenza c'è. E vi dice quello che l'abilità fa, più le varie appunto caratteristiche che abbiamo visto prima. Ecco qui. Se la premiamo a destra, non cambia niente, ve la fa vedere, vi dice esattamente la stessa cosa. Ora, se io premo su riscuoti, su questa ovviamente non me la fa riscuotere. Ma più avanti vedremo questa parte, perché ovviamente adesso le abilità abbiamo solo queste, ma più avanti sbloccandone qui ci sarà altro. Allora, equipaggiamento, abbiamo visto già lo zaino.
Ma la lucidatura, allora, mente livello equipaggiamento. Questo però mi ricordavo che c'era il tutorial, ma vabbè, aumento di livello, se noi selezioniamo questa, adesso non abbiamo materiali di aumento di livello, quindi non possiamo fare nulla. Poi abbiamo il rafforzamento, il miglioramento, il trasferimento del miglioramento equipaggiamento. E il risveglio, ma sono cose che a quanto pare vedremo dopo. Mi ricordavo che erano che c'era il tutorial, invece no. Il famiglio, abbiamo già visto qualcosa del famiglio, però ecco, con la differenza che adesso qua a sinistra vediamo le sue abilità. Ma c'era, ma è troppo figo, dai, guardatelo quanto è carino. E a destra comunque abbiamo, adesso ho solo lui di famiglio, ma più avanti ne troveremo altri. Se poi andiamo su a destra, non cambia assolutamente niente riguardo al discorso dell'equipaggiamento perché non ho materiali per addestrarlo. Però possiamo farlo evolvere, migliorare, e migliorare l'assorbimento e risvegliarlo. Allora, record, obiettivi, codice. Ecco, collezione, equipaggiamento, famiglia, abilità, abiti ed emozioni da aggiungere al tuo codice. Riempi il codice per ottenere varie ricompense. Quindi qua questa è praticamente un'enciclopedia di tutto. Noi adesso abbiamo la lancia del fuoco, qui la lancia rossa. E riscuotiamo la nostra ricompensa che sono 1000 ori. Abbiamo gli abiti, abbiamo l'abito d'esploratore e riscuoteremo la medaglia della purificazione, che è una valuta per acquistare oggetti nel negozio delle medaglie della purificazione. Un'altra cosa che possiamo fare, se abbiamo più oggetti, basta premere su riscuoti tutto in basso a destra. E tutte le raccolte, insomma, verranno completate. Quindi, allora, obiettivo ve l'ho fatto vedere, il codice ve l'ho fatto vedere, abbiamo anche la stessa cosa per abilità, emozioni, famiglie, appunto. E collezione, quando tieni un nuovo oggetto o impari una nuova abilità, questi vengono registrati nella collezione, soddisfa tutte le condizioni di una missione di collezione per aumentare il tuo potere di combattimento. Vai su menu, record collezione, completa la collezione per aumentare il tuo potere di combattimento. Ed ecco qua che io adesso ho statistiche ottenute della lancia rossa e gli orecchini vulcano. Il registro, invece, prova a registrare le pietre dell'anima di mostro e le specialità ottenute durante le tue avventure nel registro avventura. Riceverai varie ricompense come incrementi delle statistiche e altri oggetti. Vai su menu record registro avventura. Ottieni le pietre dell'anima di mostro e le specialità sconfiggendo mostri in ogni regione. Attivi i punti panoramici di ogni area per ottenere statistiche e ricompense e per goderti la vista mozzafiato. Ci sono molti forzieri del tesoro nascosti in tutto il mondo. Trovali per ottenere statistiche e ricompense. E qui, cioè, guardate la roba che c'è, ragazzi. Cioè, io non so se vi rendete conto, ma questo non è nemmeno un 1% del gioco, praticamente. Cioè, è bellissimo. In basso, continuando il menu, abbiamo il menu potenziamento, al quale adesso non possiamo accedere nulla perché, come vedete, il primo si sblocca a livello 20, quindi vedremo più avanti. Il menu comunità abbiamo solo la parte social, quindi quella del profilo personale praticamente. Io sono una vergine e lo metto. Poi qua possiamo inserire uno stato a destra. Ciao a tutti, iscrivetevi al canale di Peschio 92 su YouTube.
non viene fuori, quindi iscrivetevi al canale di Peschio92. Su YouTube verrà fuori? Sì. Eccovi qua. Informazioni, bacheca e amici. Poi abbiamo il menu missione, ovviamente ancora è tutto da sbloccare, il menu sfida, il campo battaglia e il negozio. Vedete, ci sono tante cose che ancora bisogna sbloccare e non si finirà mai di sbloccare cose e vi accorgerete. Però per il momento, ragazzi, è tutto. Alla prossima puntata continueremo la nostra quest in modo tale da appunto sbloccare altro e farvi vedere le cose nuove e questo splendido gioco. Ciao a tutti, ragazzi.